Io sono il dottor Lauretta Carmelo, il direttore del Dipartimento di Prevenzione di questa azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Da questo nostro studio, che è andato a valutare tutte le varie cause di morte della provincia di Ragusa, ci siamo accorti che grosse differenze a livello regionale, con tutte le statistiche, non ce ne sono. Anzi, per molti certi aspetti siamo messi ancora meglio. Significa che noi magari stiamo meglio degli altri per quanto riguarda alcuni tipi di tumore, stiamo meglio per gli altri rispetto a alcune malattie cardiovascolari. Solo per una causa di morte abbiamo dei dati che sono discrepanti rispetto a quelle che sono, diciamo, le statistiche regionali, e si tratta, per quanto riguarda le morti dovute a incidenti stradali, dove siamo a un livello molto superiore rispetto alle altre province della regione. Noi pensiamo di proporre alla direzione strategica essenzialmente due tipi di azioni. Un'azione che è quella che andremo a cercare di fare nelle scuole, nel senso di fare un po' di educazione sanitaria, soprattutto per quanto riguarda magari alcune abitudini errate, che sono l'abitudine al fumo, l'eccesso di mantenimento acceso della telefonia cellulare, e soprattutto anche di indirizzarci un poco in quello che sono le morti incidentali dovute all'attività derivante dal traffico veicolare. Quindi noi vorremmo agire su diversi campi, sia come educazione alla salute nelle scuole, ma soprattutto anche limitando alcuni comportamenti. Io voglio fare un esempio magari molto banale ma molto comprensibile. Quest'anno, quando in prefettura, alla presenza di tutti i sindaci della provincia di Ragusa, si parlava di movida, si parlava di attività notturne, noi abbiamo chiesto, per quanto mi riguarda ero presente io, abbiamo chiesto che l'orario di chiusura, diciamo, delle attività sonore in tutto l'ambito provinciale fosse uguale per tutti. E questo l'abbiamo fatto per quale motivazione? Per evitare eventuali viaggi da un comune all'altro, e quindi aumentare il ricorso all'automezzo privato, al veicolo, e quindi cercare di diminuire il rischio, perché il rischio di morte per incidenti è tanto superiore quanto più alta è il numero di chilometri fatti. Quindi, se noi, come abbiamo fatto per quest'anno, abbiamo fatto bene insieme a Sua Eccellenza il Prefetto, abbiamo detto che tutti dovevano chiudere alla stessa ora, è bene che questo venga continuato. Si vede che non sappiamo i dati che noi troveremo negli anni a venire, perché questo studio è retrospettivo e riguarda l'anno 20 e 21. Faremo quello 20 e 22 e così via. Mi pare che siamo forse all'ultimo posto, ahimè, questa è una grossa pecca. Siamo all'ultimo posto e probabilmente si vede che Ragusa è una provincia magari molto viva, in cui c'è un'alta presenza di turismo, soprattutto estivo, in cui c'è una movida presente. Ci saranno tante cause che ci fanno pensare. Comunque, purtroppo, ahimè, siamo in funzione della popolazione, in rapporto alla popolazione, all'ultimo posto.